Non ci spieghiamo per quale motivo i parchi divertimento che svolgono la propria attività quasi esclusivamente all'aperto vengono associati alle fiere e ai congressi che si svolgono indoor. In Inghilterra e negli Stati Uniti i parchi hanno già riaperto, mentre in Italia, con l'attuale scadenza per le riaperture, i parchi vengono ritenuti più pericolosi delle palestre o dei cinema che sono al chiuso. L'anno scorso Gardaland ha applicato un efficace protocollo di sicurezza e non è stato registrato nessun contagio tra tutti i suoi ospiti. Gardaland, con oltre 1.500 dipendenti diretti e oltre 10.000 occupati nelle aziende dell'indotto del Lago di Garda, rappresenta una colonna portante dell'economia italiana. L'informazione di La Presse è sempre a casa tua. Metti like a questa news e iscriviti al canale.